Ben ritrovati cari amici di Extreme Hardware. In questo video parleremo dell'Inwin G7, il case appunto prodotto da Inwin, ma prima di farlo è d'obbligo una premessa: questa non è una video recensione, ma è giusto un'anteprima del case, della recensione completa che troverete nel link qua sotto. In questo video daremo uno sguardo veloce a come è fatto il case, elencheremo le caratteristiche tecniche, daremo uno sguardo all'interno e faremo una recensione veloce, ecco, diciamo, del prodotto. Ma prima di fare questo vi consiglio di iscrivervi al nostro canale, questo di YouTube, per poter seguire svariati contest. Vi esorto a iscrivervi anche alla nostra pagina su Facebook, al nostro portale extremehardware.com, dove potete trovare anche il forum per dare un occhio a tutti i vari contenuti, fare domande, eccetera, eccetera. E vi chiedo cortesemente di poter esprimere magari una vostra opinione e un commento al video stesso, se avete domande sul case e quant'altro. Detto questo, vi lascio alla seconda parte del video, dove appunto vedremo le caratteristiche dell'Inwin G7. Ciao a tutti. Bene, diamo dunque uno sguardo più ravvicinato al nostro Inwin G7. Stiamo dunque parlando di un case mid tower dal prezzo indicativo di circa 55 euro, si può trovare online. È dunque un case di fascia medio bassa, dato il prezzo, però andremo a vedere e vedremo insieme che le finiture non sono poi così economiche e rendono questo case un po' superiore alla media che si trova intorno a quella cifra. Partiamo subito dalla parte dal frontale. Troviamo tutta la parte anteriore satinata, non abbiamo ventole a vista, non abbiamo griglie a vista, abbiamo la possibilità di inserire tre unità da 5,25 pollici, come ad esempio dei masterizzatori o dei controller per ventole, sistemi a liquido e quant'altro. Nella parte superiore troviamo due ingressi USB 2, un ingresso USB 3 e i classici ingressi audio, cioè l'ingresso del microfono e l'uscita per le cuffie. Abbiamo un pulsante turbo che è utile per regolare la velocità delle ventole, il tasto di accensione, e poi ci abbiamo un logo Inwin. Nella parte qua in alto c'è un comodo cassettino che ospita anche una uscita SATA, praticamente un dock SATA per poter inserire i nostri hard disk da 3,5 o da 2,5. Diamo subito un attimo uno sguardo in primis alle dimensioni del case, partendo dall'altezza. Stiamo parlando di 461 mm di altezza per 198 di spessore, perché notiamo che la parte laterale è leggermente bombata ed è utile per far stare tutti i cavi nella parte posteriore comodamente. E per quanto riguarda la parte in lunghezza, abbiamo 479 mm. Andiamo dunque a vedere la parte laterale. Troviamo una grande griglia che può ospitare fino a due ventole da 120 mm. Abbiamo il pannello senza finestre, quindi con un logo inciso Inwin. Girandolo, andiamo sulla parte posteriore, dove troviamo una ventola da aspettate che ve lo metto meglio, una ventola da 120 mm, due passatubi per l'impianto a liquido che vi consigliamo, poi lo vedremo meglio, di installare nella parte laterale, visto che se abbiamo un radiatore a due ventole, l'unico posto dove possiamo installarlo. Tornando sempre indietro, abbiamo sette slot di espansione per le schede PCI o PCI Express, come schede video, eccetera, eccetera, e sulla parte bassa il classico alimentatore. Continuiamo la panoramica. La parte laterale, per quanto riguarda la parte dove viene ospitata la scheda madre, non troviamo niente, c'è la parte rialzata ed è bombata proprio per ospitare i cavi dell'alimentatore e i cavi che non utilizziamo. La parte superiore non si vedrà bene, ma posso cercare di spostarla verso la
videocamera, se si vede qualcosa, c'è una griglia perché possiamo ospitare un'altra ventola da 120 mm, appunto il connettore SATA per hard disk e quant'altro. Ora adesso non ci sono le viti perché ho già tolto, ma ovviamente le paratie laterali sono chiuse da 4 viti a sgancio rapido. Andiamo a rimuovere il pannello laterale per dare un rapido sguardo all'interno. Ora è già assemblato. Allora, notiamo subito che la parte per quanto riguarda le unità da 5,25 hanno gli attacchi rapidi e quindi basta semplicemente girare questa piccola serratura per staccare e attaccare comodamente e serrare le nostre unità da 3,5. Abbiamo la possibilità di installare altre 6 hard disk e drive da 2,5 o da 3,5 con i bay a sgancio rapido. Sono comodi questi bay perché hanno delle piccole clip che evitano l'utilizzo delle viti. Abbiamo dunque un'altra possibilità di installazione di una ventola inferiore da 120 mm. Oltre ovviamente abbiamo anche l'apertura con la griglia e il filtro per la polvere anche per l'alimentatore. Ovviamente tutte le aperture per le ventole in totale, scusate, sono 7, quindi possiamo installare fino a 7 ventole da 120 mm. Ne troviamo già una sul frontale nella parte bassa dove viene stato installato l'hard disk di sistema, già una nella parte posteriore, possiamo installarne un'altra nella parte superiore, un'altra nella parte frontale. Per quanto riguarda l'inserimento delle schede video, io adesso qua ho inserito una 5870 con dissipatore custom e c'è stata, come potete vedere, molto comodamente. Inoltre questa scheda video, che è piuttosto vecchiotta, ha ancora l'alimentazione laterale, mentre le moderne hanno l'alimentazione sul lato lungo, quindi sono più comode da installare anche per quanto riguarda gli spazi. Però questo case ha la furbata del praticamente abbiamo l'opportunità di rimuovere una vite sul fondo e, una volta rimossi i due bay, nel caso non ci stesse la nostra scheda video, abbiamo possibilità, adesso vabbè ho usato delle fascette incluse quindi non verrà via, di staccare questa parte e utilizzare tutto lo spazio del case per in lunghezza, e quindi possiamo arrivare ad installare tutte le schede video che ci pare e ci piace per quanto riguarda le dimensioni in lunghezza. Adesso rimetto un attimo questi e vado avanti. Allora, per quanto riguarda la parte posteriore, dove c'è il piatto della scheda madre, tiriamo via, scusate, lo tolgo direttamente così faccio prima. Allora, qui per quanto riguarda il cablaggio, il case è molto comodo. In questo caso, vabbè, l'alimentatore non ha ancora, non è uno di quelli fascettato, e quindi con le guaine per i cavi sembra molto disordinato. In realtà è molto molto comodo installare gli alimentatori e tutti i cavi all'interno di questo case, perché c'è spazio a volontà. Abbiamo tutti a tutti gli spazi passacavi, ne abbiamo due. Anzi tre, scusate, nella parte lunga dopo il piatto della scheda madre, mentre c'è un grosso vano sotto e subito accanto all'alimentatore, e ovviamente uno spazio dietro ai dischi. Anche qui possiamo notare che subito dietro la scheda madre lo spazio per l'installazione di dissipatore custom è abbastanza, quindi è abbastanza grande, quindi possiamo installare svariati tipi di dissipatori. Come potete notare, abbiamo il passatubi per il liquido nel caso volessimo installare un sistema liquido, altrimenti possiamo utilizzare, come abbiamo visto prima, installare il radiatore direttamente sulla griglia laterale e lasciarlo laterale, anche perché non ci sono altri posti dove poter andare a infilare il radiatore. Lo spazio è di circa 6 cm tra la scheda video e la paratia, quindi ci sta comodamente anche un radiatore. E dicevo prima che la qualità non è proprio da case medio
basso. E perché lo dicevo? Perché sì, il materiale è a volte in alcuni punti flette un minimo, però dato appunto il prezzo ci può stare. Però abbiamo un mucchio di comodità. Abbiamo delle estrazioni rapide, abbiamo un elevato numero di ventole installabili, la possibilità di inserire schede video veramente molto molto lunghe e aspetto non da sottovalutare, tutte le rifiniture di tutti gli angoli sono arrotondati, quindi non c'è il rischio di tagliarsi nel togliere, mettere cavi e brigare quant'altro. La parte frontale viene via semplicemente rimuovendo le clip, quindi non ci sono viti e quant'altro, possiamo semplicemente tirarla via e troviamo tutto ciò che ci serve sulla parte frontale con la ventola ed il suo filtro. E l'unico aspetto diciamo negativo che comunque avrei preferito trovare è il fatto che sulla parte posteriore, se installiamo delle nuove schede PCI, eccetera, eccetera, i carrelli di chiusura, diciamo, non hanno la possibilità di essere reinseriti. Adesso vabbè, devo provare bene e lo vedremo nella recensione completa, perché c'è la possibilità di chiusura, però diciamo che avremmo preferito delle viti per ogni porta. Adesso vabbè, questa qui è giusto una panoramica veloce per quanto riguarda questo sistema. Come ho anticipato prima di mostrarvi il case, vi consiglio di guardare la recensione che troverete all'indirizzo qua sotto e di iscrivervi al nostro canale e dalla redazione di Xtreme Hardware per quanto riguarda il case G7, l'anteprima del case G7 e le sue caratteristiche al volo, diciamo, è tutto. Un saluto da Angelo e da tutta la community. Ciao!